Malta prende il via, il vertice europeo sui migranti tra Italia, Germania, Francia, Finlandia e La Valletta. Sul tavolo alcuni nodi anche economici relativi alla gestione dei migranti, primo fra tutti quello della redistribuzione automatica verso paesi volo interrotti di quelli soccorsi in mare, con sanzioni verso gli stati che si chiamano fuori. In questo senso Francia e Germania sono pronte a farsi carico ognuna del 25% degli sbarcati. E poi sul tavolo del vertice c'è la richiesta di rotazione dei porti di sbarco e rimpatri a carico dell'Europa tramite Frontex per chi non ha diritto all'asilo. Insomma, un'agenda fitta di novità. Più in generale, il neo ministro degli interni, Luciana Lamorgese, a La Valletta punterà a ottenere da Bruxelles che la Commissione assuma l'onere dei rimpatri, come ha auspicato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nei giorni scorsi. E questo è il punto decisivo per l'Italia, visto che i migranti sbarcati sulle navi ONG sono un'esigua minoranza rispetto al totale degli arrivi e che solo una quota minoritaria di questi ha diritto all'asilo. Intanto non si arresta il flusso verso l'Italia. Un veliero con 58 pakistani a bordo è giunto a Crotone dopo essere stato intercettato dalla Guardia di Finanza, mentre per la nave Oceana Viking il Ministero dell'Interno ha assegnato Messina come porto sicuro, dove potranno così sbarcare domani i 182 soccorsi recuperati nei giorni scorsi in tre diverse occasioni davanti alla Libia.